Bentrovati sul canale Tourism Peschiera, il canale di promozione turistica della città. È mercoledì e quindi siamo ai nostri consueti appuntamenti di informazione e di approfondimento sulla storia di Peschiera. Ne abbiamo approfittato perché oggi la giornata è spettacolare. È spettacolare, passando proprio sul destra Mincio, ovvero dove siamo adesso, sotto agli archi dei Sette Ponti, davanti a noi si presenta questo panorama spettacolare. Questo panorama non è altro che la parte sud della fortezza rinascimentale costruita dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel XVI secolo, che è divenuta patrimonio mondiale dell'umanità. E questa parte che stiamo vedendo adesso è la Cortina Cantarane. Come sapete, ormai se seguite la nostra pagina avete imparato che Peschiera è una fortezza pentagonale, quindi ha 5 punte. Ogni punta è un bastione e ha un nome. In questo caso, dietro le mie spalle, c'è il bastione Cantarane. Invece, alla vostra destra, c'è il bastione San Marco. Proseguendo in questo senso anti-orario, troverete poi il bastione Querini, il bastione Tognoni, il bastione Feltrino e di conseguenza ritorneremo in questo punto con il bastione Cantarane. E cosa balza all'occhio? Intanto questa apertura, questa distesa d'acqua, che non è altro che la confluenza dei quattro canali che, circondando e passando all'interno della fortezza, formano esattamente davanti a me, a pochi metri da me, il fiume Mincio. Ma la cosa ancora più che balza all'occhio è che, spostandosi, vediamo che questa cortina muraria ha come dei fori che sono proprio davanti a noi. Questi sono i residui dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, schegge proprio delle bombe che furono sganciate dagli alleati per distruggere il ponte, allora doppio, asburgico. Vi ricorderete, in un approfondimento di qualche settimana fa avete potuto approfondire appunto la storia di questo ponte. Beh, con i bombardamenti di questo ponte cosa successe? Il ponte fu completamente distrutto. Fu completamente distrutto il regio stabilimento di cultura, che era il più prolifico, pensate, d'Italia allora, ed era Peschiera, era proprio qua davanti a me. Parte di queste schegge, di queste granate, parte delle granate stesse, ovviamente colpirono anche questo sistema murario. Ma la cosa incredibile è che la struttura di queste fortezze, che nel Rinascimento venivano chiamate alla moderna, la possenza di questa struttura, il terrapieno con cui era creata, l'inclinazione anche che potete vedere su tutto questo sistema fortificatorio, che ha una leggera inclinazione appunto per dissipare i colpi dell'artiglieria, ha potuto fare cosa? Ha potuto resistere ai bombardamenti. Là dove non è resistito un ponte, là dove non è resistito un sistema e centri abitati, queste mura hanno potuto perdurare, incassando, assorbendo l'impatto dell'urto di queste granate, e sono ancora arrivate a noi, ancora integre, tant'è che gli abitanti di Peschiera allora raccontavano che durante i bombardamenti molti si nascondevano in quelle che erano le strutture sotterranee, nei cunicoli sotterranei delle mura, perché considerate assolutamente sicure. E questa ne è una dimostrazione. Si è scalfita la parte esterna, lo scudo, diciamo, di mattone, ma il terrapieno e la struttura e i contrafforti hanno permesso a queste mura di perdurare, di rimanere integre ed arrivare a noi in perfetto stato. Ecco perché oggi ci siamo fermati qua, la giornata è splendida, il sole batte proprio su questa cortina muraria, così come potete vedere anche lungo la cortina Cantarane, passando dal retro del ponte dei Voltoni fino ad arrivare al bastione San Marco. E questa è una di quelle storie da conoscere di Peschiera. Questo sistema murario si regge su palafitte in legno, si regge su delle casseforme in legno, su cui sono posizionati dei sistemi marmorei molto importanti e resistenti, su cui sopra si sono costruite le mura. Questa è una di quelle cose che magari può passare inosservata, non ci si pensa, però effettivamente sono opere ingegneristiche di 5 secoli fa che ancora oggi ci lasciano a bocca aperta. Con questo chiudo questa diretta. Con questo chiudo questo video. Vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento al prossimo appuntamento su Peschiera e sul canale Tourism Peschiera per parlare della cultura, per parlare della storia e delle curiosità. Grazie, viva il Lago di Garda, viva Peschiera del Garda!